La banda musicale, i giovani, i bambini, tantissimi, la gente che si affolla davanti alla chiesa parata a festa. Villa Cortese, centro di 6.000 abitanti a una manciata di chilometri da Legnano, accoglie l'arcivescovo con in prima fila i suoi parrocchiani più piccoli e più preziosi, i bimbi della scuola materna. Volete bene al papà e alla mamma? Ecco, allora l'arcivescovo è un po' il papà di tutti i bambini, di tutti i papà, di tutte le mamme, tutta la nostra diocesi. Attese ed emozioni sono i sentimenti palpabili tra la gente che si affolla nella luminosa architettura della parrocchia dedicata a San Vittore, della quale si festeggia il 450° di fondazione, un anniversario sottolineato dalla benedizione del crocifisso di San Carlo, restaurato, e al quale viene destinata una cappella apposita. Nel campo che è il mondo, come dice il parroco Don Maurizio Toia, c'è un minuscolo podere che si chiama Villa Cortese, ma il seme è stato gettato e ora vogliamo mantenerci come un albero dalle fronde aperte che accoglie chiunque senza chiedere da che cielo venga. Il radicamento della comunità cristiana a Villa Cortese d'altra parte è evidente, ma si lega anche all'oggi, al futuro di una realtà viva e articolata. Chiare da subito le parole del cardinale. La vostra grande storia rimonta a San Carlo, uno stile di vita cristiana che ha continuato a segnare padri e i padri dei vostri padri per generazione e generazione, ed è giunto fino a tutti voi che siete qui oggi, e quindi continua a influenzare tutta quanta la cittadina, tutto quanto il territorio. Siete una parrocchia molto ricca di attività ecclesiale che segue bene i fondamentali della vita cristiana. Eppure, per celebrare questa concretissima vicenda di fede, bisogna fare un passo ulteriore, suggerisce ancora l'arcivescovo. Ecco il punto. Ognuno di noi, per passare dalla convenzione alla convinzione, deve sentirsi un inviato. Se viviamo tesi alla santità, riuscita vera del nostro io, si cita la grande gioia per la prossima beatificazione di Paolo VI il 19 ottobre, necessariamente comunicheremo la bellezza di Cristo. Questa l'ulteriore indicazione del cardinale. Se noi approfondiamo il mistero, lo comunichiamo spontaneamente, perché ogni uomo comunica ciò che vive, ciò che ha nel profondo del cuore. Il pensiero è anche per la giornata mondiale delle vocazioni e per i giovani. Preghiamo perché, se qualcuno ha nel cuore l'inclinazione di dedicarsi a Dio, secondo le varie forme di consacrazione, possa sentire la responsabilità. Poi il momento intenso della benedizione del crocifisso ligneo di San Carlo e l'offerta dei doni, tra cui un quadro di ampie dimensioni che rappresenta l'arcivescovo e che rimarrà esposto in San Vittore per qualche tempo. E infine, prima del saluto corale, dello stringersi, ormai divenuto abituale, attorno al pastore, ancora si parla di Villa Cortese, della quale nel pomeriggio il cardinale incontra le famiglie e i ragazzi. Ciao caro! La vita, la società civile in Italia, soprattutto in Lombardia, è certamente la più ricca di tutta l'Europa. Non c'è niente di paragonabile alla ricchezza di forme associative. Allora bisogna custodirle, conservarle, coordinarle, farle progredire, perché il rinnovamento della Chiesa viene dal passaggio dalla convenzione alla convinzione, e il rinnovamento della nostra Italia e dell'Europa verrà dalla provincia, verrà dalla ricchezza della società civile, dalla forza con cui ci si impegna nelle varie forme espressive della vita umana.